Ciao, oggi andiamo a vedere un'applicazione che gira direttamente sul web che si chiama, per costruire applicazioni Android, Meet App Inventor. Eccola qua, Meet App Inventor. Clicchiamo e si apre questa pagina. Adesso troviamo Create Apps, clicchiamo e attendiamo che si apra la pagina. Solo un attimo di pazienza, non so perché in questi giorni questo computer è diventato un po' lento. Ecco qua. Siamo entrati nel sito, si era bloccato quindi ho dovuto aspettare un po', e si presenta questa interfaccia dove io già sono entrato con la mia mail, mentre per voi che non se per esempio adesso uscissi, io adesso non esco perché non mi ricordo nemmeno la password, però se uscissi voi dovete creare un profilo ed entrare, quella è una cosa semplice. E quindi una volta che siete entrati vi trovate davanti questa interfaccia dove qua trovate l'avvio di nuovo progetto oppure per eliminarlo oppure per pubblicarlo nella galleria. Da qua invece tutti i sottomenu, i vari sottomenu dove ci sono i miei progetti, ad avviare un nuovo progetto. Connect, questo serve per collegarlo col cellulare, ma lo spiegheremo dopo. Anche qui con l'emulatore oppure tramite USB se non tramite USB se non avete una connessione wifi. Qui per creare il pacchetto APK, questi non sono attivi perché non c'è niente, però quando c'è il progetto insomma sono attivi. App per creare gli APK da installare sul telefono o sugli store. Quindi abbiamo i miei progetti, la galleria di progetti, questa è la galleria dove sono progetti di altri che si possono caricare comunque in Tap Inventor e migliorarli, cambiarli, insomma fare lavorarci sopra. Qua ci abbiamo le guide del programma che sono in inglese, però volendo si può anche tradurli tramite il traduttore di Chrome, se avete installato Chrome si dovrebbe tradurre in italiano. Usciamo da questa pagina, ecco qua, torniamo qua, questa in inglese la possiamo anche mettere in italiano, perché fino a poco tempo fa non c'era in italiano, ora l'hanno messa anche in italiano, però io la lascio in inglese perché è più semplice, sembra più semplice in inglese, mi trovo meglio insomma. Ecco, ora creiamo un nuovo progetto, vediamo, questo è My Project, non abbiamo progetti, quindi ecco qua, esce interfaccia dove inserire il progetto, lo chiamiamo, non lo so, vediamo, chiamiamolo mio primo, no, qua non possiamo mettere gli spazi, scusate, mio primo progetto, e diamo l'ok. Si apre l'interfaccia. Sta caricando, eccolo qua. Questo è il mio primo progetto. Dove? Questa è l'interfaccia di Meetup Inventor. A sinistra troviamo la palette dove ci sono i vari come li chiamo, si chiamano? Per esempio, i vari elementi da introdurre diciamo nello schermo. Questo è come se fosse screen, come se fosse lo schermo del cellulare. Quindi abbiamo la user interface, poi abbiamo il layout per i media e tutto il resto insomma. E poi a destra abbiamo le proprietà di ogni oggetto che andiamo a mettere. Possiamo cambiare le proprietà, per esempio possiamo cambiare anche il nome dell'app, come vedi qui c'è il colore di background che adesso è bianco, però se lo vogliamo giallo per esempio diventa giallo, oppure se vogliamo mettere l'immagine di sfondo qua sotto, carichiamo un file in questo modo dal nostro computer, adesso non lo carico, diamo l'ok,
ovviamente non ce la dà, però se ci fosse il file lo va a inserire qua e lo va a inserire qua sotto. Io non lo metto. L'icona della nostra app possiamo caricarla sempre facendo allo stesso modo. Io non la carico. E il codice di versione, il nome della versione. Allora, se io voglio per esempio cominciare a usare l'applicazione, comincio ad inserire un button. Come vedi, il button ha le sue proprietà, va qua. Quando è selezionato di qua, abbiamo le proprietà del button. Questo button gli possiamo dare un'immagine, lo possiamo caricare. Queste altezze verticali per riempire tutto lo schermo. Possiamo riempire tutto lo schermo con questo button, sia in verticale che in orizzontale, facendo così. Vediamo cosa dice. Ah, ho sbagliato, fill parent, non ho cliccato bene. Vedi, adesso tutta la pagina è diventata un solo bottone. Se volessimo partire con un'immagine del genere, però qui l'altezza la mettiamo, la lasciamo così, quindi lasciamo il bottone sulla parte alta. Possiamo inserire una checkbox, sembra la stessa cosa che c'è le proprietà di qua, un data picker che non, vabbè,